Ben arrivati amici di Alice Insieme, casa Alice Insieme. Eccoci qua adesso per stare un pochino insieme a voi, ancora un pochino insieme a voi in questo primo giorno d'estate, in questo giorno di solstizio. Mamma mia, questo significa che oggi sarà il giorno più lungo dell'anno, significa che da domani le giornate cominceranno ad accorciarsi. Oh mamma mia, vuol dire che l'estate è praticamente finita. No, sto scherzando, però è vero, oggi è il giorno più lungo, poi da domani piano piano, sei impercettibile naturalmente all'inizio, però incominceranno ad accorciarsi. Acci picchia. Ciao Vittorio. Ciao. Ben arrivato a casa. Grazie. Alice Insieme. Grazie. Vittorio Angelaccio. Dunque, Vittorio, per cucinare dei tagliolini vedo, una ricetta semplice mi pare di capire, perché ci sono pochi ingredienti poi in realtà. Assolutamente sì, faremo una ricetta molto semplice perché il prodotto di per sé, che è il tartufo, il nostro tartufo del Molise, è un prodotto che deve essere necessariamente accompagnato ad ingredienti semplici, è un prodotto che non, tendenzialmente non va cotto e quindi lasciamo che ci siano degli ingredienti molto semplici per esaltarne ancora di più il gusto, l'odore e il profumo. E quindi già hai accennato da dove arrivi, dal Molise, esattamente da dove? Da Isernia, noi siamo di Isernia, è la seconda provincia del Molise dopo Campobasso. Campobasso, sì. Una regione molto piccola, la seconda più piccola d'Italia, ma con tante caratteristiche, tante eccellenze nel mondo del food, nel mondo dei vini, dell'olio, e noi appunto siamo qui oggi per esaltare ancora di più i prodotti della terra e della... Sì, è bello poter fare questo perché sai... Quando si parla di Puglia, che ce l'avete vicina, no? La Campania e via dicendo, è facile, no? Perché tutti conoscono, tutti sanno, anche chi vive in Valle d'Aosta, quindi vive ad Aosta. Ma quando si parla di regioni piccole come il Molise, è vero, non se ne parla tanto e quindi tante cose non si conoscono. Oggi tu, insieme a tuo fratello, perché fra poco faremo entrare anche il mondo, sei venuto proprio per raccontarci un po' della tua terra, ci hai portato un po' del tuo territorio, che trasferirai nella pentola e poi nel piatto, mentre magari il mondo potrà parlarci anche di territorio e di questa azienda che si chiama Kings of Truffles. King of Truffles, sì, esattamente. Il re dei tartufi, in pratica. Il re dei tartufi. E ci teniamo a raccontare poi la nostra storia, e il perché, da dove siamo nati, che cosa vogliamo fare e soprattutto dove ci piacerebbe arrivare. Ed è bello a casa Alice Insieme poter dare risalto proprio a queste persone, a chi in posti così lontani da noi, magari io vivo in Friuli quindi per me è un po' lontano, però in posti di cui non si parla mai, in realtà ha delle aziende, quindi ha creato, ha pensato dei progetti e sta sviluppando dei progetti, perché è giusto rimanere nella propria terra e poter farla diventare grande. Vero? Certo. E visto che il territorio italiano è vasto e ogni suo piccolo angolino anche ha qualcosa da offrire, oggi parliamo del Molise. Dai, cominciamo. Che cosa ci prepari? Tagliolini? Allora, prepariamo un tagliolino. Oggi abbiamo utilizzato un tagliolino di pasta fresca, ma noi fra i vari prodotti che abbiamo e che commercializziamo abbiamo ovviamente anche un tagliolino aromatizzato al tartufo, al 3%, al 5%. Si tratta comunque di un tartufo che mettiamo il tartufo nero, il tartufo estivo, comunemente chiamato anche scorsone. Lo esalteremo, quindi lo facciamo saltare nel burro, un po' di parmigiano, un pizzico di timo, un gocciolino di panna e poi lo aggiungiamo, erba cipollina, e poi lo aggiungiamo con non cotto con una crema tartufata e poi sopra utilizzeremo un carpaccio di tartufo estivo come guarnizione. Praticamente ci ha raccontato come lo preparerà, lo guarderemo mentre ascolteremo Edmondo che fra poco faremo entrare. Prima però andiamo a vedere nel dettaglio, quindi peso, quantità e ingredienti, la grafica, quindi la lista della spesa. Ecco, come diceva Vittorio, tagliolino alla crema di tartufo e carpaccio di tartufo estivo. 400 g di tagliolini, 100 g di burro, 40 g di crema tartufata, 40 g di carpaccio di tartufo, parmigiano grattugiato, erba cipollina e timo. Beh, io a questo punto ti lascio lavorare, Vittorio, chiamo Edmondo. Va bene, Va bene? Se hai bisogno di accendi, spegni, aumenta, diminuisci, me lo dici, io sono qua a disposizione. Perfetto. E chiamiamo allora Edmondo Angelacci, giusto? Angelaccio, chiedo scusa.
Faccio impazzire il cameraman. Ciao Edmondo, ciao, ben arrivato. Grazie. Naturalmente. Allora, abbiamo così anticipato qualcosa con... Hai bisogno di una mano? No. Ok, cassettone dove ci sono posate e quant'altro. Mancano le forchette, io volevo dirlo a chi si occupa naturalmente di questa cosa, grazie. Allora, abbiamo anticipato già qualcosa con Vittorio, ci abbiamo raccontato che siete nella provincia di Isernia, quindi in Molise, e abbiamo detto anche il nome della vostra azienda, sì, che è King of Truffles. Perché King of Truffles? Questa è l'unica cosa che non è stata scelta da noi in realtà, tranne l'inglesizzazione del nome, perché... Mm-hmm. Prima di costituire la società io ho fatto provare il nostro tartufo per circa 2 anni a tantissimi chef in giro per l'Italia. L'ultimo di questi che io mi ero fissato di non, diciamo così, mi ero fissato di non continuare, perché mi sentivo dire che il tartufo era eccezionale, era buono, eccetera, esclamò: questo è il re dei tartufi, adesso tu mi devi dire dove l'hai preso. Allora mi sono ricordato, diciamo così, dell'esclamazione e ho inglesizzato, perché la maggior parte delle altre società che fanno tartufi hanno denominazione tartufo e poi il cognome dei proprietari. E anche per un'altra ragione, perché noi volevamo direttamente andare sul mercato estero, quindi col nome in inglese si sarebbe entrati più facilmente nell'immaginario delle persone che hanno un certo tipo di cultura del food, perché il tartufo non può essere per tutti, ma deve essere solo per chi ha un certo tipo di conoscenza dello stesso prodotto. Quindi in realtà il nome è nato in questo modo, però poi noi ci siamo impegnati per fare in modo di far conoscere sia per le cucine più elaborate che per quelle più semplici, dove non tutti sono chef, quindi in realtà... È vero, e quindi questo, diciamo, che è un prodotto che non va solo al servizio degli chef, così chiamati, quindi dei cuochi professionisti, sì, ma può entrare in tutte le famiglie. No, noi serviamo, siamo nati un po' a servizio di cucine molto raffinate, molto particolari, eccetera, però poi piano piano abbiamo capito che era necessario e anche... più utile, più divertente anche poter entrare in modo più, come dire, utile, sì, nelle cucine di chiunque, insomma. Qui abbiamo la dimostrazione che chi non è chef può fare... Sì, perché lui non è un cuoco professionista, lui insomma cucina per diletto. Una persona che si diverte a cucinare, piace cucinare, naturalmente chi ha poi una passione per il cibo, per la buona cucina, riesce con i nostri prodotti a fare un egregio lavoro, insomma. È vero, perché è proprio così. Poi quando tu hai una materia prima di qualità, sì, diventa tutto più semplice, il risultato è garantito, no? Quindi già dal tagliolino, che è tipico per quanto riguarda anche quelli aromatizzati al tartufo, eccetera, ma è una pasta del luogo, con il tartufo che è del luogo, ovviamente. Sì. Ecco che siamo già a metà dell'opera, no? Intanto il nostro prodotto è... Allora, partiamo dal fatto che il Molise, gli addetti ai lavori lo conoscono, perché già nel nord e dal centro Italia gli addetti ai lavori, quindi intendo i cercatori di tartufo, gli chef, eccetera, del nord, conoscono dov'è, perché la nostra provincia sembra essere, io dico sembra essere, perché tutti dicono che è, ma io dico prudenzialmente, sembra essere la provincia più produttiva in termini di percentuali rispetto al territorio di tartufo, di ogni genere. Ma il nostro tartufo nasce in un territorio scarsamente abitato e soprattutto scarsamente industrializzato. Quindi il Molise non può essere industrializzato più del Piemonte, della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Lazio. Ed è per questo che le caratteristiche partono già alla sorgente, diciamo così. Il nostro tartufo comunque parte già che è molto buono. Diciamo, non dico che è proprio per molto questo. Sì, partiamo già con una materia prima molto pregiata, performante, diciamo così. Sì, sicuramente. Molto. Come va? A casa cucini tu, Vittorio, bene, di solito? Sì. Sì. Vedi. Ma quindi quando qualcuno magari viene nella vostra azienda per assaggiare, per vedere, per scoprire, per acquistare, gli prepari qualche piattino anche con i vostri prodotti? Glieli prepariamo, in genere andiamo più su dei piatti più veloci, quindi con delle creme, delle tartine, dei crostini. Perché questa crema che tu utilizzerai per la pasta si può anche spalmare su un crostino. Assolutamente, quindi ecco che può diventare un aperitivo o qualcosa, insomma, per stuzzicare l'appetito. Poi noi stiamo anche, tra l'altro, arricchendo la gamma dei prodotti con diverse altre tipologie di... non volevo aprire troppo, ma insomma ci sono delle cose. Noi vogliamo cercare di partire dall'aperitivo per arrivare al dolce, addirittura stare a tavola con
giusta proporzione di prodotto per far gradire i nostri lavorati. Certo. Perché poi c'è anche da dire che noi ci siamo anche un po' concentrati sui lavorati, perché molta della nostra clientela è extraeuropea. Uh-huh. Quindi nel momento in cui vai sull'estero hai bisogno di essere sicuro che il prodotto non subisca alterazioni, quindi le dogane possono intercettare il tartufo fresco, cioè, quindi quei prodotti lavorati, la tendenza adesso è, soprattutto all'estero, di avere un prodotto che è stabile in qualità e stabile nel prezzo. Il tartufo però non si può coltivare. Il tartufo in realtà si può coltivare laddove ci sono già dei terreni predisposti a questo, perché piantare delle piantine micorrizzate all'interno di un terreno non produttivo è assolutamente inutile. Quindi invece inserire, piantumare delle piantine che sono micorrizzate all'interno di un territorio aumenta le percentuali, ma non garantisce al 100% che il prodotto sia performante. Ecco, sì, perché se tu dici la mia è un'azienda, e questo è un tartufo sicuramente molto conosciuto soprattutto a livello extraeuropeo, e mi viene da chiedere, ma ce n'è così tanto allora? Lo dicevo all'inizio, la nostra provincia e la nostra regione, diciamo tutta la nostra area, l'area, in realtà bisognerebbe essere sinceri, tutta l'area appenninica, quindi che parte dalla Bassa Emilia, poi passando per la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise, e anche un po' scendendo, è altamente produttiva, tutto l'asse appenninico. La nostra provincia ha quelle caratteristiche di cui dicevo, cioè scarsamente abitata, con grande ricchezza di animali selvatici, e niente industrializzazione. Più una climatizzazione, cioè un clima molto abbastanza ideale, perché c'è ventilazione terrenica e ventilazione adriatica giusta, nelle giuste quantità, nebbia, sole, pioggia, eccetera. Quindi tutte le condizioni. Siccome non possiamo stare qui a parlarne ancora perché dobbiamo chiudere, io però voglio ricordare che King of Truffles è anche un sito .com e lì trovate altre informazioni, altre cose che naturalmente potrete scoprire, perché è molto interessante, è davvero molto interessante. Come va col tagliolino? Hai assaggiato, bene, Vittorio? Pronto? Sì. Lo possiamo scolare? Assolutamente. Lo devi saltare, vuoi accendere? Sì, qua? sì, lo accendiamo. Lo Guarda, te lo accendo lì, così. Perché qua il tempo scorre rapidamente. Voilà. Mi piacerebbe stare qui a chiacchierare molto, perché effettivamente è interessante. Senti che profumo, eh? In genere avremmo potuto mettere anche un'acciuga insieme al burro, perché poi nella parte finale esalta ancora di più il gusto con il tartufo. Il piatto ce l'hai? Sì, eccolo qua. Il piatto ce l'abbiamo. Il parmigiano dove lo metterai? L'erba cipollina l'hai già messa? L'erba cipollina già l'ho messa dentro. Sì, un cucchiaio di parmigiano l'ho messo già dentro. Perfetto, perché non voglio sporcarlo. Che vino ci mettiamo con il tartufo? Beh, qui noi in Italia abbiamo vini eccellenti in ogni regione. Dovunque noi andiamo nei vari eventi, nelle varie regioni, viene naturalmente fornitoci un vino appartenente a quel territorio. Certo. Quindi qui lasciamo ampia scelta, però di solito io preferisco un rosso. Ah, un rosso col tartufo? In questo caso qui è tartufo nero, però non è, secondo me, ma io non sono un sommelier, non è strettamente legata il vino rosso con il nero e il vino bianco con il bianco. Quindi credo che sia anche un po' una questione di gusto personale. Però naturalmente. Allora, qui la possiamo spegnere. Si può spegnere? Sì, grazie. Voilà, beh, lui vuole fare le cose per bene. Mamma mia, abbiamo sforato di brutto, eh? Sforato proprio tanto. Beh, lui vuole essere perfetto naturalmente. Allora, su questa immagine io saluto Vittorio, saluto Edmondo Angelaccio, che ci hanno portato la loro terra direttamente, comunque un prodotto del loro territorio, che è il Molise, Isernia, la provincia per essere più precisi, qui a Casalice insieme. Adesso c'è il tocco finale, giusto, insomma, la fettina, no? Che è saltata, pregiato, scappava via su questi tagliolini con crema di tartufo, con timo, carpaccio. Ah sì, questo è un carpaccio, certo, sì. Le lamelle.
Eccole qua. Complimenti Vittorio, un giorno se deciderai di aprire un ristorante, vedi, sei già bravissimo. Ti chiamerò. Grazie, va bene, verrò volentieri. Grazie, grazie Ciao, davvero. Grazie, fra grazie poco le stelle nel piatto con Susy Grossi.